Eccoci qua, era giunta l'ora per un altro viaggio. Non ce la facevo più a stare con le pecore. Guarda le pecore con il loro telefono attaccato. Ecco la pecora che va al lavoro, guarda. Questa è la classica, questa morbida. Questa è la classica fascia disperata della pecora la mattina. Ecco, qui vediamo altre pecore, diciamo. Qui vedremo Morales lì, ha una storia lunghissima e bellissima, molto interessante, che analizzeremo adesso. E un po' di scicchini qua, ma lo vedremo. E lui c'è il cavalluccio, è carino. E vediamo, ah ecco, siamo andati a Marcellino, perché? Allora ragazzi, qui c'è scritto destroy, no? La pecora a parole è fortissima, lui distrugge tutto, però alla fine distrugge solo se stessa, perché non può distruggere chi veramente dovrebbe distruggere, no? Scrive qua destroy e poi scappa. Comunque, al di là di questa roba noiosa, Marcello sta andando a Marcellino. Questo è Marcellino e io dovrei, non so, forse sta a 500 metri e io dovrei salire questo mostro giocattolo qua di 1000 metri. Vediamo, ciao però. Questa è la nostra gabbia, ragazzi, l'elettricità. L'elettricità ha portato la TV ovunque si trovasse lo schiavo, no? Ma ora adesso l'elettricità serve per alimentare le antenne che programmeranno tutti gli schiavi, sia che abbiano o non abbiano la TV. Wow, that's nasty. Ma non è nasty per niente, perché diciamo il sindaco di questo paese ha avuto un'idea geniale. E praticamente ha assunto un street artist, uno di quelli che scarabocchiano, diciamo, nei muri, no? E l'ha pagato profumatamente e praticamente ha risolto tutto. Guarda che belle che sono, no? Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini di Marcellino. Questa cazzata è costata 50-60 mila euro, Sta cazzata in che senso? Le pitture lì. Ah, pensate, mamma, gli danno pure tutti questi soldi a sti malati di mente che si... Però bisogna ammettere che il sindaco di Marcellino a parole è bravissimo, sentiamo. Innanzitutto il bilancio. Viviamo in una situazione in cui l'ente si trova in una situazione disastrosa dal punto di vista economico-finanziario. Io non le condivido queste cose, però invece di studiare come recuperare questo aggeggio qui... Come faccio a lavorare così non andiamo via dalla terra nostra? No, sta bizzarria, dice, voglio fare i dipinti con qualche persona anziana che ha lavorato lì, ma da tutte cose campate per l'aria. Per quanto mi riguarda, ho cominciato a ridurmi la mia indennità già nel 2009, la prima volta che sono stato eletto assessore. Questo architetto è di sinistra, poi è gay, vabbè, insomma, via. Ho mantenuto questa, diciamo, promessa, questo impegno anche quando sono stato eletto consigliere di minoranza. È bello che gli vanno dietro questi delle istituzioni, capito? Ma certo, sono tutti gay questi. Tutti amici, però la gente così li sente, questi che dicono ste cazzate e li ci crede. Se il bilancio comunale lo permetterà, vorremmo reinvestire queste somme. 50.000 euro, ragazzi, per fare sta roba, 50.000 euro per fare questi disegni all'artista. I tuoi soldi, le tue tasse, buttale, vediamo. E leggendo un po' la storia, no, dicono che il murale è stato fatto da un certo Gomez, un artista. E qui stavo vedendo, no? Lasciano sempre il segno, no? Allora, con un gesto alchemico, parola chiave, alchemico, quindi quando stiamo parlando di malati di me, alchemico, Belvedere tramuta i sassi in gemme d'oro e chiama Gomez, questo artista, a rievocare la presenza della madre terra, altra parola chiave, madre terra. Loro non vogliono accettare Dio e dicono madre terra. Beh, ha usato molto bene i soldi il sindaco di... della ridente Marcellina qua, no? Una volta che vanno diviso in destra e sinistra e finiscono il loro teatro. Quello che noi abbiamo voluto rimarcare è semplicemente la nostra presenza sul territorio, il nostro attaccamento alla comunità. Una volta che gli avete dato il voto, credendo che uno sia di sinistra e l'altro di destra, loro si mettono tutti a ride e vanno nelle loro chiese a pregare il loro Dio, che non è sicuramente il tuo Dio. Anzi no, tu non ce l'hai il Dio perché ti hanno detto che Dio è morto. Quindi niente. Purtroppo tu credi in niente. Non ti fai fregare tu. Comunque è peccato veramente vedere tutti questi rifiuti che lasciano così. Lascia aperte, guarda il macello. È uno schifo. Io stamattina ti ho mandato a fare le foto della di sotto, che è pieno, e le rimane un giro su Facebook. È diventato uno schifo. C'è la roba elettronica là, oh.
No, sì, cala pioggia, fanno l'ulivo. Tu devi andare a vedere quel gruppone mo che passi che ci sta. Pieno, è una cosa schifosa, ragazzi, è roba di elettronica, di tutto c'è qua. 50.000 euro, ragazzi, mentre siamo circondati di rifiuti qua. Praticamente il sindaco ha speso 50.000 euro per fare quei cazzo di dipinti laggiù della cosa. Intanto qui siamo circondati di rifiuti, di cose. Ma fanno poche cazzate. Ma sì, ce l'ho buttato un divano. Sì, testa di cazzo. Guarda laggiù. Guarda, è pieno qua, pieno di sto schifo. Sto in montagna. Se tu lasci fare il cittadino, fa le sporcizie, poi tu devi venire per curare il problema. Sì, ma non lo curano. Ma apposta! Cioè... Ovviamente a loro gli piacciono i problemi, per questo non puniscono mai chi fa queste cose. Schiavo, io ti devo servire. Quello che noi facciamo è che ogni giorno sul nostro territorio e che vorremmo portare in amministrazione è semplicemente trasportare questo impegno, questa passione per la comunità e il senso di servizio per il cittadino che troppo spesso è stato dimenticato. Recuperare quindi il concetto di servizio. Così bravo. Gli diamo le tasse noi e si mangiano. Grazie, io sono Marcello. Marcellino. Ragazzi, questa è la lista degli ingredienti di un energy drink. Fanno tutti benissimo alla salute e possiamo vedere i risultati, diciamo, perché lo schiavo è molto intelligente, profondo. Ecco, una pecora a sinistra, una pecora a destra, tutte e due nella bocca del lupo. Ragazzi, questi due stanno facendo a gara chi arriva più prima. Unbelievable. Non è un fotomontaggio, tutto vero. Allora, come sappiamo, quando si fanno questi sentieri così in montagna, no? Ci sono questi segnali, no? In questo sentiero qua, praticamente, molti dei segni sono stati cancellati e certe volte dove c'era il rosso ci mettevano il pink. Questo è per dire che praticamente loro sono in controllo di tutto. Sono in controllo dei tracciati nei parchi, sono in controllo sono sindaci, sono assessori, sono ovunque. A loro non piacciono le regole, diciamo. Cioè, noi siamo nati, lo so che a loro dispiace, uomo e donna. Ci sono dei limiti, no? Siccome un malato di mente, siccome non può reggere i limiti, no? Come un drogato, per esempio, no? Che non ce la fa a mangiare cose normali perché non gli fa nessun effetto, cominciano a fare cose estreme e ce lo impongono anche a noi. Poi ovviamente un domani loro diranno: scusate, ma io ho questo bambino che ho adottato, ma perché, qual è il problema, perché io non dovrei sposarmi anche con lui, con questo bambino, e avere rapporti sessuali? Qual è il problema? Non faccio niente di male, è solo amore, no? E ovviamente arriveremo anche a quello. Ho messo un filtro adesso alla telecamera. Prima c'era un aereo qua che lasciava la scia cortissima, però questi qua aumenta qua. Queste qua sono scie lunghissime. Allora, ragazzi, sono passati un po' di minuti, no? Guarda come si è riempito piano piano. Guardate. Tutte scie queste, non sono nuvole normali, stanno coprendo piano piano, ok? Tutte dritte, chiaro, no? Scarafaggi siamo. Allora, ragazzi, vediamo un po' come sta evolvendo la situazione, perché questo è un video storico proprio. Guardate come si sta coprendo piano piano, quelle scie, queste erano le stesse scie che abbiamo visto prima, che erano un po' più visibili. Piano piano tutto un filtro al cielo. Ragazzi, avete visto praticamente in diretta tutto il... evoluzione, chiaro, no? Vedete il filtro? Per fortuna io sto usando un filtro adesso che mi fa vedere, mi fa puntare al sole così senza posso scoprire, sparire, posso vedere quindi tutte le sfumature proprio, no? Queste sono un po' più recenti. Queste si sono già espanse. Allora, ragazzi, il sole completamente dietro a questo filtro schifoso che hanno creato, guarda che roba. Poi ci sono quelli che credono ai meteorologi, no? Ci sono i siti, anche il forum dove si uniscono e praticamente gli hanno detto che praticamente è normale tutto questo, cioè è una cosa fisica che può avvenire. Cioè, come se, che ne so, un fumo di una sigaretta
invece di dissiparsi col tempo, e diventa sempre più, sempre di più. Questa è la logica di questi malati di mente. Guarda che roba. Oh, abbiamo visto, all'inizio del video non c'erano nuvole. Guarda che roba. Guarda il filtro. Questo perché sto usando un filtro adesso, e posso fare sta cosa. Non è che aggiunge niente il filtro, Cioè, questo è vero? Questo è il cielo. Però siccome non si vedrebbe se levo il filtro, io adesso levo il filtro. Ospita, ecco. Cioè, praticamente, anche se abbasso l'ISO e aumento l'F qua, è un po' diverso, capito? Non riesce a vedere bene. Allora, per tutti coloro che dicono, ma allora che fanno? Lo spruzzano anche a loro stessi? Intanto l'esempio del cibo. Cioè, il cibo è avvelenato oggi. Cioè, quello non biologico, anche quello biologico, però comunque è avvelenato. Cioè, buttano pesticidi che si sanno che provocano malattie e tutto. Eppure lo fanno perché gli costa di meno e non gliene frega niente della salute, no? Quindi, se il malato di mente dall'alto ti dice questo è il modo di fare business, tu per fare quel prezzo, se no non c'è competizione, no? Tu farai di tutto e non te ne frega niente se anche tu mangerai quello schifo. Tu vuoi soldi e basta. La gente per soldi farebbe di tutto, capito? Ecco perché chi sta in alto, se è malato di mente, può arrivare a farti fare di tutto, con i soldi, ok? C'è un video dove parlo del 5G con Francesco, dove praticamente c'è un tizio che stava spingendo per il 5G, no? Che si era incontrato con dei genitori che gli dicevano che fa male sta roba. Lui aveva il figlio che aveva preso il cancro perché stava vicino ad un'antenna potente 4G, quindi quelle che ci sono adesso, e nonostante il figlio fosse malato di cancro, lui doveva portare la pagnotta a casa. Capito, ragazzi? Quando si è malati di mente, l'unica cosa da fare oggi è lasciare il lavoro, ragazzi, perché praticamente qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa che noi facciamo oggi, praticamente manda avanti la nostra gabbia, capito? Loro ti danno i soldi solo se fai quello che vogliono loro. Ecco perché io dobbiamo fermarci, ragazzi. Quello è l'unico modo. Questa è il 5G, ragazzi. Può sembrare come una cosa che ti sta aiutando, no? Ecco, vediamo l'insetto che acchiappa, ci casca, vede le app, le cose, è stato salvato. Io però sono una scimmia, me lo mangio questo insetto. Questo è il 5G, ragazzi. Punto. Semplice. Ok? Speriamo che entra in testa, perché non si scherza. Ecco l'insetto. Io in questo caso lo salvo. Però con noi non sarà la stessa cosa con noi, ecco, si sta muovendo, è vivo. Io lo lascio vivere. Ecco, appoggiamo con calma, molto calma. Vabbè, insetti non si fanno niente, certamente. E questo è 5G, ragazzi, questo è il 5G. Per dire, l'elettricista che andrà a montare le antenne 5G in ogni quartiere, no? Ci bombarderanno, ogni palazzo avrà sul lampione questa antenna che lo bombarda continuamente, no? Quello, l'elettricista, o chiunque sia il tipo che va lì a montare proprio fisicamente l'antenna, quello pensa alla giornata, prendere i soldi, gli hanno dato il lavoro da fare, oppure l'architetto è quello che ha preso il progetto, dove praticamente ha studiato il punto dove va messo tutto quanto. Quello è un progetto, se non lo prendeva lui il lavoro, lo prendeva un altro. Capito? Noi siamo come, è come se tu metti delle cibo a una formica e lo porti per esempio verso il veleno, verso la morte. La stessa cosa fanno loro, ragazzi. Ti lasciano fare i lavori solo quelli che vogliono loro. Guardatevi i lavori che fate e andate in profondo, andate oltre, quando vedete in alto cosa c'è, vedete che non porta a niente di buono, qualsiasi lavoro.
tutti quelli che cercano di fare qualcosa per sanare, per aggiustare le cose, non te lo lasciano fare, perché i lavori se li danno a loro stessi, non danno per esempio un lavoro che potrebbe dare soldi e ricchezza alla gente in modo sano, non lo danno a quelle persone, perché c'è un programma dall'alto, capito, che non lo lascia fare questa cosa. Se tu non fai parte del loro club, diciamo, del loro club, il lavoro non ti si dà, il progetto non ti si dà, punto. Ecco perché le cose vanno sempre male, perché in controllo ci sono i malati di mente, lo sono sempre stati, solo che ogni tanto fanno qualche rivoluzione e fate credere che hanno cambiato le cose. 1048 metri, ponte Campitello. Certo, non è proprio acciaio inox, diciamo, però è acqua buona. Questa è acqua di fonte, ragazzi, che praticamente non è inquinata perché viene dalla terra, proprio è coperto. Invece l'acqua che ci fanno bere questi stronzi è acqua avvelenata da scie chimiche e da altre schifezze, che da tutti quei rifiuti che abbiamo visto in giro, no? La pioggia piano piano li porta al lago di Bracciano, a quello che ci fanno bere a noi a Roma. Ma il lago di Bracciano qui, questo è a Roma, in altre parti faranno bere monnezza dei rifiuti tossici che mettono sottoterra, e poi con la pioggia ve la fanno bere, quelle schifezze, poi la gente muore di cancro. Questa invece è siccome è fonte, no? È 1048 metri, qui cioè quest'acqua esce proprio a 1048, cioè non viene da... Non ci sono altre schifezze qui che possono inquinarlo, no? Allora, io adesso voglio parlare a quelli che sono comunisti e voglio quelli che ce l'hanno con i capitalisti, no? Io ero uno di loro. Il fatto dell'inquinamento, no? Praticamente tu, con queste ditte private, queste companies, tu puoi fare quello che vuoi tu e dare la colpa a loro. Capito qual è la generalità? Loro si nascondono dietro a queste SPA, questi zozzoni che inquinano, no? Perché per esempio la Coca-Cola costa meno dell'acqua oggi? E quello che c'è dentro la Coca-Cola non è che faccia molto bene, diciamo, la pecora. Ce lo siamo chiesti questo? Questo tu lo puoi fare come Stato, quindi i criminali. Loro sono criminali, però siccome si nascondono dietro a queste ditte, a queste cose che dicono la loro voglia di fare soldi, no? di queste cose, e questo è il problema. E anche le pecore non possono mai dire niente, non possono mai alzare la voce, perché dicono purtroppo mettiamo in carcere questo, l'hai messo in carcere quello che ha inquinato, che ha fatto, e poi dopo ci arriva un altro, è il politico che è corrotto, non è il sistema. Cioè come si fa? A un certo punto dovrebbe venire il dubbio, no? Non mi viene il dubbio che vi stanno a fregare. Io c'ho gente che, capito, mi viene là e mi dice le cose, perché c'hanno, loro guardano la TV e se pensano che si sono fatti un'idea, oh, io ho capito tutto. Che hai capito? Deficiente, se hai guardato la TV non hai capito niente. Ah, lascia perdere, io leggo tutto il giorno il giornale, vedo anche il TG, so tutto, Complimenti, io. Tu sei peggio di quelli che non si informano, peggio. Meglio non informasse per niente che informasse male. Allora, il signore stamattina che aveva qualche dubbio sul sindaco omosessuale, no? E, però siccome non vorrebbe così sentirsi diverso, come fuori dal coro, diciamo, si dice, ma aspetta un attimo, può essere che sono io un po' antiquato, ho idee un po' vecchie, quindi mi devo un po' aggiornare. E quindi me l'ha detto un po' così, diciamo. Cioè mi ha detto, secondo me quello è un po' strano, però questo che ha avuto il coraggio così di dire almeno che avevo qualche dubbio, era una persona anziana. Pensiamo che i giovani oggi, per esempio, non hanno nessun tipo di ricordo di un modo di vivere dove praticamente non c'erano questa roba, no? E quindi e molta gente adesso, quando se ne andranno i vecchi, non se lo faranno nemmeno il problema. Vivranno in questo ambiente e lo vedranno come una cosa naturale, normale, no?
Per esempio, loro in questi ultimi anni si sono inventati di mettere in testa alla pecora che sei sicura che sei maschio oppure sei femmina, sei sicura che sei femmina. Anche l'insegnante è completamente persa, va con la massa, no? Fa quello che fanno tutti per tenere il posto di lavoro, no? Come si fa a cascarci, per esempio, a questo giochetto che stanno facendo loro, no? Questo perché chi dovrebbe provvedere così una guida a queste pecore perse ormai è stato infiltrato, cioè questa guida di solito morale lo ha sempre dato, diciamo, dire la Chiesa. Per esempio, uno immagina la Chiesa, no? I mostri. Però, come ho detto, loro, sapendo che la Chiesa può far capire all'uomo cose importanti, cioè le regole e tutto, e poi gli smascherano, no? Quindi la Chiesa è stata infiltrata dai mostri, i mostri sono in controllo, le pecore, vedendo i mostri che fanno le peggio schifezze là in Chiesa, fa un po' da sé, e va magari da Rocco Bruno, da questa roba così New Age, no? E yoga, tutta roba che offre il sistema stesso. Questa è tutta roba che offre il sistema, perché il sistema, quando non vuole qualcosa, lo combatte e ti elimina fisicamente se stai facendo qualcosa per smascherare i mostri. Ok? Una volta che tu hai effetto, stai facendo qualcosa che funziona, io posso parlare, posso dire queste cose, perché nessuno sente sta roba. Nessuno sente, e la cosa grave è che nessuno vuole nemmeno sentire. Nessuno vuole sentire, perché loro possono anche non censurarmi loro fisicamente l'indirizzo YouTube, semplicemente non mi fanno girare il video, però l'indirizzo sta là. Questa è la cosa grave. Nessuno ha fame di questa roba, perché in questo ambiente così di inganni ovunque, la gente va un po' così dalle fonti quelle più mainstream, diciamo. E quindi, ripeto, sono mainstream anche queste soluzioni che la pecora pensa di scegliere. Ah, ecco, io non vado alla chiesa, però vado da Rocco Bruno oppure da tutti questi guru, no? Wrong. Non hai capito che se Rocco Bruno e tutti questi altri, Malanga, tutti questi mostriciattoli qua, li lasciano fare perché sono funzionali al sistema. Loro dicono all'uomo che tu sei Dio. È perfetto, capito? Non ci sono regole. Mica attaccano, diciamo, lo status quo, no? Dicono sempre alla pecora: pecora, è tutta una questione tua, che dovresti liberarti da questo modo di pensare, pecora, senza dire che abbiamo le catene. E a proposito di pecore, di schiavi, ecco, io vediamo cosa stanno facendo questi qua. Sì. Distruggiamo la natura, sì, grazie. Ciao, qui verso Rocca Giovine, no? Grazie. Ed eccoci arrivati a Rocca Giovine. Ragazzi, questi sono i cinghialetti. Eccoli che corrono. C'è la madre nera. Sono veramente rarissimi i casi come in questo che... Infatti qui è strano, perché stiamo molto vicino alla città. C'erano questi cinghiali qua. Si vede che è molto fitta quella foresta lì. E però, cioè, questo è un pianeta veramente di morti e di morte. Cioè, non vedi, cioè, a parte le piante e gli uccelli, diciamo, non vedi niente, non c'è un animale, non c'è più niente. Ragazzi, guarda, guarda che roba. Octagon qua, ottagonale, ovviamente nord-sud-ovest-est, no? Però stella 8 punte. Guardate qua, ragazzi, 8 lati, octagon. Non si sfugge, ragazzi. Non si sfugge, se non ci svegliamo. Octagon, ottagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sveglia, ragazzi. Lo schiavo pensa che così, con quei 5 minuti che ha di fare ricerca, può capire tutto. Non è così. Io, per arrivare a capire questi trucchi che usano questi mostri, che mettono il loro simbolo ovunque, questa forma ottagonale ovunque, no? Ci è voluto tanta ricerca e tanta pazienza, raga. Purtroppo non è facile, non puoi fare così con la TV
o con quello che te butta internet così in 5 minuti di ricerca. E fosse così semplice. La gente intorno a me è completamente morta. C'è qualcosa che non va, santo Pio. Qui vediamo la Madonna, cioè ISIS, ed è dal frutto del loro lavoro, insomma, è del grande pregare della gente. Ecco che cosa dice qua? A testimonianza della propria fede, il popolo roccaccioline eresse. Questa perla qua. L'ho beccato l'ottagono pure qua, ti è. 1, 4 e 4 qua. Non si sfugge, tu pensi che l'hanno scelto così a caso questo? No. Ma guarda, con tutte le forme hanno scelto l'ottagono. Ecco, ritorniamo nella fogna. Roma ci sta aspettando. Guardate questa scena, ragazzi. C'è questa deficiente con i piedi nel sedile proprio, che si diverte così, sta comodo, no? Niente. Sentami, scusi, ma è normale mettere i piedi sul sedile? Appena il controllore se ne va, la bimba rimette i piedi sul sedile. Scusami, scusa. Ragazza sul treno? Ragazza sul treno? Fai finta di non sentire? Ragazza sul treno? Non si mettono i piedi sul sedile, ragazza sul treno? Stai comoda? Comoda? Magari hai acciaccato una merda, la prossima persona che si mette a sedere lì magari se la becca. Stai comoda? Non ti staccare dal telefono, eh? Occhi puntati al telefono, non esiste nessun altro. Pensa solo a te stessa, gli altri non esistono. Basta che stai comoda. Comunque fai bene a non parlare agli sconosciuti. Potrebbe essere pericoloso. Cosa sei, un robot? Non hai nessun tipo di reazione proprio. Parli solo col telefono? Che spettacolo. It's all true, guys. It's all true. Zombies don't look. The zombies only look at the screen. Oh yeah. I mean, she knows I'm talking to her. There's nobody here. I'm telling her, put down the feet from the seat. And she doesn't care. She doesn't even look at me. Fucking zombies. Fucking zombies. I can scream right now. She doesn't care. Ci vuole l'autorità, però. Se c'è l'autorità, leva i piedi subito. Ci vuole la violenza. La violenza non mia, la violenza di un'autorità. L'autorità. Io sono nessuno. E quindi lei non lo vede nessuno in questo momento. Ma pensa lei che non lo vede nessuno. Ovviamente. Che bello sarà il 5G che me li farà fuori questi zombie. Che bello.